Toshiba AT100 tablet Android di 10 pollici di Toshiba. Sistema operativo appunto Android, in questo caso versione 3.2, upgradabile poi appena disponibile anche la versione per gli utenti di Ice Cream Sandwich, quindi la 4.0, ma soprattutto 10 pollici, classico tablet multitouch come da tradizione classica che abbiamo visto dei tablet sul mercato, ma dotazione anche in questo caso, come i prodotti Toshiba, completa di porte. Completa di porte significa la classica mini USB, presente ormai su tutti i tablet e su moltissimi smartphone, ma anche la USB standard classica, il classico formato che permette di collegare la chiavetta USB e quindi di trasferire in questo modo in maniera semplice, immediata, senza bisogno di adattatori, senza bisogno di comprare un'ulteriore chiavetta se ho già le chiavette USB a casa per trasferire audio, video, musica sul mio tablet. Questa è in entrata, in uscita in più l'uscita classica HDMI che mi permette di collegarlo ad un device con ingresso HDMI, può essere il monitor esterno, ma molto meglio poi sulla TV, e quindi fruire in questo caso in maniera perfetta delle qualità audio-video. Toshiba AT170, dotato di due fotocamere, la classica fotocamera frontale, quindi per fare videochiamate, per utilizzare servizi di video chat, da 2 megapixel la frontale, e fotocamera posteriore invece da 5 megapixel per fare sia audio sia filmati che foto. Completa la dotazione ancora una volta per questo tipo di utilità il docking connector. Docking connector permette non solo di alimentare il tablet quando sono a casa, ma di tenerlo fermo e di usarlo proprio come device multimediale per sharare i miei contenuti su tutti gli altri prodotti. Toshiba AT100, 10 pollici, disponibile in versione Wi-Fi e 3G, già sul mercato a partire da 399 euro street. A completamento di gamma anche il formato 7 pollici Toshiba LT170, in questo caso formato 7 pollici, molto molto più mobile, un formato ibrido di compromesso per peso e dimensioni, per chi cerca un tablet più leggero, più sottile, e per chi cerca un tablet anche come posizionamento, per in questo caso limitandosi banalmente al prezzo, più a portata di tutti. LT170 disponibile anche questo sugli scaffali, anche questo con Android, con accesso a Google Play, quindi l'Android Market con tutte le applicazioni gratuite o a pagamento, a partire da 299 euro street.